Disastri naturali? No, la natura non fa disastri. Gli uragani che travolgono gli Stati Uniti d'America, le alluvioni che sommergono l'Italia, i tifoni che fanno strage in Africa, sono in sé eventi naturali, ma non sono disastri. Diventano disastri per mano nostra dell'uomo. Cioè un evento diventa disastro solo quando vengono coinvolti uomini o ambienti creati dagli uomini. Voglio dire una valanga in una valle disabitata o un terremoto in Antartide sono eventi geofisici, non disastri. Lo dice molto bene Mario Tozzi. Le calamità naturali non esistono. Esiste il naturale divenire di un pianeta attivo e dinamico, da una parte, e dall'altra la nostra ostinata incapacità di tenerne conto. Io la chiamerei anche cocciuta determinazione a ignorare questi eventi. Insomma, uragani, siccità, incendi, inondazioni, forti venti sono sempre esistiti, certo. Sono eventi naturali nei cicli meteorologici. Ma qualcosa è davvero cambiato. Quel che è cambiato a causa delle attività dell'uomo è la loro intensità e frequenza. Negli ultimi 50 anni il numero di pericoli naturali è quintuplicato, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che sottolinea: gli uragani sono inevitabili, i disastri no, sono evitabilissimi. E poi quando si intersecano con le attività umane, l'entità del danno dipende anche dalla imprudenza o al contrario, dalla cura e dalla preparazione delle comunità. Sì, perché le azioni umane, così come possono causare disastri, possono anche prevenirli. Ed è quello che chiedono da molto tempo ormai gli scienziati, che si rifiutano di chiamare i disastri naturali. Non lo sono.